Buongiorno e ciao a tutti, questa è Katia, bentornati nel mio canale. Per quelli che non mi conoscono, sono metà filippina e metà italiana e l'ultima volta che sono stata in Italia era ancora nel 2009. Adesso vivo nelle Filippine e farò un altro video dove parlerò solamente in italiano, ma questa volta parlerò per tutta la settimana, o almeno penso 5-4 giorni. In questi video, in questo vlog, più che altro vi mostrerò come io e il papà dipingeremo o pittureremo di nuovo le pareti nel piano di sotto, la cucina di sotto, perché è diventato tutto nero le pareti, perché di solito la mamma preferisce solo il bianco in tutte le pareti in casa, e allora quello che succede è che col tempo diventa neruccio, non so se è una parola, comunque diventa nero, il bianco diventa tutto sporco, e allora ecco, abbiamo deciso io e il papà, vabbè, dipingiamole di nuovo così è bello di nuovo da vedere. Perché io e il papà abbiamo avuto questa cosa dove dipingiamo le pareti dall'anno scorso, perché c'era il lockdown e abbiamo cominciato dalla stanza della mamma, perché prima aveva, sai, il wallpaper, non so com'è in italiano quello. Comunque, sono quelli attaccate nel muro. E alla fine era meglio toglierle. Allora abbiamo cominciato a dipingere tutta la stanza della mamma e il papà, e poi visto che c'era proprio il lockdown, non ne valeva la pena prendere gente in cui poteva dipingere, allora abbiamo detto vabbè, faccio io il papà, e finché abbiamo pitturato tutti i muri qua nel piano di sopra, quindi abbiamo fatto questo salotto, la stanza della mamma e il papà e la cucina, perché la mia stanza e la stanza di Alessa erano già state pitturate da noi 2 o 3 anni fa, ecco così. E quindi, ecco, vi mostro ancora un po', magari qua non è che c'è molto da mostrare perché sono solo pareti bianche, però ecco, così avete un'idea che qua l'abbiamo fatto io e il papà. Che di solito quando dipingiamo io faccio questi qua di sopra perché non ci arriva col rullo, e poi faccio anche questi qua che sarebbero i zoccoli oppure i battiscopa, che qua sono molto fiera perché era un colore che ho mischiato io. E non penso di aver detto la data, ma oggi è martedì 10 agosto 2021. Buongiorno, hai già cominciato? Se non cominci mai non finisci. Ok, allora dovremmo ricolorare le pareti perché sono diventate un po' nerucce. Sai una parola del genere, vero? Nerucce. No? Nerastre. Ecco, nerastre, sono diventate nerastre. Però adesso deve fare sanding, che sarebbe così. Patti, si legge nella faccia che sei felicissimo di fare questo lavoro. Vorrei aiutarti, però non ne abbiamo più di quegli aggeggi. Ce la farà il nostro eroe. Ce la faccio sì, ma che discorsi sono? È perché non voglio rompere il coperchio, sennò dopo non chiude più. Ovvio. Sì, c'è della polvere, sennò va dentro la vernice. Eccolo qua. Alright. Dov'è il pennellino quello piccolo? Beh, usa questo. No, quello lì è per il legno. Userò quello. Ma qua manca acqua. Ci metti acqua, vero? Sì. Ok. Sembra della ricotta. Ah sì, ricotta. Prendiamo l'acqua. Ma è davvero così densa sempre? E per fortuna che è così densa, così la puoi un po' diluire, sennò faresti presto a finire il palazzo.
Ah, bene, dai. La ricotta. No, adesso sembra una burrata. Che ne pensi? Che sarebbe mica tanto salutare mangiarla. Ovvio. Questo vuol dire che l'apparenza inganna. Tante volte si crede una cosa, invece è un'altra. Sì. Adesso mescoliamo. Questo è solo acqua e pittura acrilica. Perché acrilica? C'è scritto acrylic. Perché sennò come si chiama? Pittura da muro. Pittura da muro, sì. Adesso ora del pranzo. Abbiamo i cos di soia fritti. Che pesce è questo, ma? Tanighe. Abbiamo tanighe, questo qua, cotto col burro e della verdura. Buon appetito! Per oggi abbiamo finito, abbiamo solo verniciato questo muro e poi questo e fino a qua, fino lì. Ecco, abbiamo finito e domani facciamo la seconda mano. Sei stanco? Fresco come una rosa. Sì. Vado a farmi una doccia, sono tutto bagnato di Ma sudore. No, facciamo prima merenda. No, perché mi tutto il sudore che si attacca. Ok, ok. Buongiornissimo, oggi è il secondo giorno, quindi è mercoledì e sono già le 9 della mattina e avevo detto al papà che andavo giù più presto per continuare il lavoro sotto. E non so perché, mi sa che ho dormito un po' troppo bene e fino adesso non sono giù. La seconda mano è già stata messa e adesso dovremmo fare i zoccoli. Ah, dite buongiorno al piccinino, questo qua si chiama Chervin. Chervin Zampa. Bravo, bravo, bravo. Adesso qua dobbiamo fare i zoccoli e allora toglierò questi cartoni e metterò dello scotch questo qua. E userò questi fogli che avevo quando studiavo all'università. Questo è chimica, che non l'ho mai capita. E ecco, dovrò mettere questi così. Senza il cartone, ovviamente, così. E ci metto lo scotch lì. Ecco. Per quelli che non sanno, ho studiato nell'università di Santo Tomas. E ho fatto la materia di psicologia e ho finito il 2018, quindi ecco, quando studiavo nell'università non avevo mai capito perché dovevamo fare chimica e ecco niente, alla fine l'ho dovuta fare e ho finito per fortuna. E niente, adesso faccio i lavori e vi vedrò più tardi. Ecco, questo è quello che intendevo dire, adesso devo fare così. Così quando coloro il batiscopo o il zoccolo, il colore non andrà direttamente nel pavimento e quindi devo fare tutto quello.
Stiamo mischiando il colore per il zoccolo, lo zoccolo o il battiscopa. Il battiscopa, meglio. Ecco, guarda che bel colorino. Un beigeolino. Sì, cambieremo da grigio, adesso lo facciamo una specie di beige. Hai visto che sei bravo a mescolare i colori, pa? Sono un artista. Allora, ho già finito di aggiustare e mettere tutti i fogli lì per i zoccoli e adesso mangiamo e poi comincerò con i zoccoli più tardi. Adesso devo pitturare gli zoccoli qua, quindi buona fortuna a me. Allora, per oggi abbiamo finito con i lavori. Gli zoccoli qua ho solo messo la prima mano, servirà una seconda mano perché il grigio sta uscendo e ecco. Adesso le pareti sono già finite, hanno già il secondo strato, ecco. E domani cominceremo con queste pareti. Qua. Facciamo il pesto alla genovese e abbiamo qua tutto il basilico freschissimo, quindi vado all'opera. Ecco qua il pesto, l'ho già finito di frullare, adesso basta cuocere la pasta. Ecco qua, adesso è ora della cena, il pesto alla genovese che ho preparato io. Allora, buon appetito ragazzi, ti piace? Buono. Fatta io, eh? Buongiorno a tutti, oggi è il terzo giorno di questo vlog ed è giovedì e il papà mi aveva svegliato alle 7, penso così. Allora mi sono messa a posto, eccetera, eccetera, e sono adesso le 7:20. Quindi adesso faccio colazione, vado giù e poi ricontinueremo i lavori di sotto. Ecco. E niente, cos'altro posso dirvi? Ah, adesso è un po' buietto, cioè il cielo è tutto nuvoloso, quindi per quello la luce è così. Comunque adesso vado giù. Buongiorno! Good morning. Oggi cosa facciamo questa parete? Sì, adesso che ti faccio il zoccolo della colonna. Il cosa? Lo zoccolo della colonna. Ah, no, lo faccio oggi. Buongiorno piccinino, hai dormito bene, amore mio? Eh? Ciao Trevin, ma che bello che sei! Adesso metterò la seconda mano negli zoccoli. Aggiornamento, ho finito di pitturare il battiscopa e non penso che riesco a sentire ancora il mio collo e la mia schiena fanno male, però almeno battiscopa va bene e il papà ha già messo il primo strato di pittura qua. Ecco, adesso mangiamo. Caffè pomeridiano e mi prendo un doppio perché mi serve. Che buono l'espresso! E sì, mi sto facendo un cappuccino anche se è pomeriggio. Due cappuccini buoni buoni pronti, uno per me e il papà, e sembra colazione perché mangeremo i biscotti. Comunque buon appetito a noi. Ok, abbiamo finito per questa parete e domani dovrò mettere la seconda mano per il battiscopa qua lì, però dai, va un po' meglio perché prima quello era grigio, adesso non lo è più. Comunque l'unica cosa è serve ancora qua la seconda mano, però l'abbiamo già messa la prima. E anche qui il battiscopa devo rimettere un'altra mano.
Spero che domani abbiamo già finito. Buongiorno, oggi è il quarto giorno di questo vlog ed è un giorno molto speciale perché è il 13 agosto 2021 e significa che è il compleanno della mia migliore amica che si trova in Italia. E l'ultima volta che ho visto la Valentina era ancora nel 2009 e quindi è un bel pezzo che non ci vediamo, però il bello è che ci sentiamo sempre. E adesso penso che riusciremo a finire tutti i lavori di sotto oggi e quindi c'è una grande possibilità che sia l'ultimo giorno per questo vlog. E ecco, adesso vi aggiorno un po' e vi porto con me sotto. Ecco un update, abbiamo finalmente finito tutto, ho già messo la seconda mano in tutti i zoccoli come avete visto nel video e anche qua i muri sono già tutti finiti, quindi ce l'abbiamo fatta. Abbiamo finito, sei felice? Sei contento? Beh, devo dare ancora la seconda mano in bagno. Però tutto il resto abbiamo già finito. Quasi finito, perché sai com'è? Ci sono le veneziane. Adesso le veneziane. Dai, insomma, dai, siamo andati avanti bene, dai. Sì, sì. Una volta. Comunque, di ciao al video. Oh. Ciao. Oppa, scura la porta che... ciao. Ciao a tutti. Ok. Di ciao, Charmin. Ciao, ciao. Penso di finire il video qui. Adesso mi leggerò il libro che si chiama Norwegian Wood, che è stato regalato a me, però prima di leggere dovrò anche editare questo video che penso uscirà fuori questa domenica, che sarebbe il 15, se riesco a finire di editare tutto. E spero che vi è piaciuto questo tipo di video, commentate sotto tutti i vostri pensieri e le cose che volete dirmi e grazie grazie tante per aver guardato e spero di rivedervi nel mio prossimo video. Ciao ciao, arrivederci!